Per raccontarvi un'auto potrei farvi il solito elenco di optional, caratteristiche, allestimenti, finiture e colori, ma poi cosa vi rimarrebbe? Poco, forse niente. Oggi quindi non faremo l'ennesima lista, ma cercheremo di andare al di là delle cose per comprendere, per capire il perché delle scelte dei progettisti, per raccontarvi non solo che cosa ha un'auto, ma anche come va. Eccovi quindi 10 cose che forse non sapevate ancora della nuova Nissan X-Trail. La nuova X-Trail è un'auto elettrica senza spina. Cerchiamo di capire cosa vuol dire. Di fatto questo SUV si muove sempre ed esclusivamente attraverso dei motori elettrici. E quindi abbiamo tutti i vantaggi dell'auto elettrica: grande fluidità, risposta immediata al pedale del gas, assenza totale di vibrazioni e anche di un cambio, ma al tempo stesso non abbiamo gli svantaggi dell'elettrico, che sostanzialmente riguardano le ricariche e soprattutto i tempi di ricarica, ma anche l'autonomia. Perché quest'auto di fatto è alimentata a benzina, quindi per fare il pieno bastano pochi minuti come per qualsiasi auto tradizionale, e soprattutto con un pieno si fa tanta, volendo anche tantissima strada, come vi spiego più avanti. Qui il motore termico c'è di fatto, è un 1500 tre cilindri, ma si comporta esclusivamente come un generatore, cioè la sua unica funzione è quella di ricaricare una piccola batteria agli ioni di litio, capacità 1.73 kWh, quindi di fatto una capacità simile a quella di una qualsiasi auto full hybrid, batteria che poi va a alimentare i motori elettrici di trazione. Di fatto abbiamo quindi una batteria tampone che si occupa intanto di accumulare l'energia che genera il motore termico, anche per rispondere alle esigenze di un eventuale boost improvviso di potenza quando si fa un bel giù tutto sul pedale del gas e ho bisogno tutti i cavalli maledettamente subito. Però ha anche la funzione, direi fondamentale, come su qualsiasi auto elettrica o anche ibrida, di recuperare preziosissima energia durante frenate e decelerazioni. Quello che vi ho appena descritto è un ibrido in serie, molto diverso dall'ibrido in parallelo, il più famoso è quello della Toyota, dove spesso il termico e l'elettrico lavorano anche insieme all'unisono per far girare le ruote. Qui questo non avviene mai. E quando dico mai, intendo proprio mai, cioè in tutte le situazioni, nel 100% delle condizioni, le ruote della nuova Nissan X-Trail vengono fatte girare dai motori elettrici di trazione, ma nemmeno alle velocità più elevate, tipiche dell'autostrada, i classici 130 orari, i pistoni generano motricità. Questo ve lo dico perché altri ibridi serie, come per esempio quello Honda, in questo frangente ha una speciale frizione che mette in collegamento il termico con le ruote anteriori. Ecco, questo con la Nissan non accade. Quindi di fatto questo ibrido full in serie rappresenta una tecnologia unica al momento, che fa ancora più notizia visto che i cugini della Nissan, i francesi della Renault, sapete che fanno parte della stessa alleanza, si sono sviluppati un ibrido tutto loro completamente diverso. Quindi onore ai giapponesi che, invece di sedersi sugli allori, come avrebbero fatto in tanti, se ne sono fatta una tutta loro, per di più diversa da tutti gli altri. Mi adoro. L'ibrido e-Power mi offre 204 cavalli di potenza sulla X-Trail. Se invece non vado a spese e voglio la versione AVD a trazione integrale, mi si aggiunge un secondo potente motore elettrico di trazione dietro, collegato direttamente alle ruote dietro, che ha 100 kW, 136 cavalli. In questo caso la potenza complessiva del sistema ibrido mi sale a 213 cavalli. Attenzione, perché la X-Trail è la prima e unica Nissan ad abbinare la tecnologia e-Power alla trazione integrale.
ecco i vantaggi della tecnologia e-power. Ho le stesse identiche sensazioni di guida, davvero, di un'elettrica. Quindi ho una risposta super pronta al pedale del gas, erogazione di coppia istantanea e anche dosaggio della coppia millimetrico. Come sulle elettriche della Nissan, prima la Leaf, oggi la Aria, troviamo l'e-pedal. Attraverso questo bottoncino io ho la massima capacità di frenata rigenerativa disponibile. Questo mi permette di guidare con un solo pedale nel 90% dei casi. Per rallentare, quando per esempio il semaforo è rosso, mi basta alzare il piede dal pedale dell'acceleratore e l'auto andrà a rallentare. Questo lo trovo veramente comodissimo, soprattutto in città. Poi ovviamente se bisogna tirare un bel pestone perché bisogna fare una frenata di emergenza, certo, si usa il pedale del freno vero e proprio e in quel caso si aziona l'impianto frenante meccanico tradizionale, che però su un'auto come questa verrà sollecitato molto meno e quindi anche dischi e pastiglie dureranno molto molto di più, proprio come su un'auto elettrica. Un altro vantaggio dell'ibrido serie Nissan è che qui si viaggia per tantissimo in elettrico, cioè nella guida tranquilla, soprattutto urbana, ampi tratti in accelerazione si fanno con il termico spento. Poi appena vado a rallentare, a frenare, sfrutto la capacità rigenerativa dell'e-pedal e anche lì il termico è spento. Si accende ovviamente quando il livello di carica è troppo basso e bisogna generare energia per andare a alimentare i motori elettrici, però anche quando lo fa sempre in punta di piedi, cioè si accende a basso numero di giri, piuttosto costante e non interviene mai in maniera brusca salendo tanto di giri. Quando faccio il giù tutto, cioè quando voglio tutti i miei 213 cavalli della X-Trail, lì sì, mi va a salire di giri sempre in maniera costante, ma comunque lo fa in una maniera meno invasiva, meno netta e brusca di quanto non accada invece con ibridi più tradizionali in parallelo, a partire da quello Toyota. In poche parole, qui anche quando chiedo tutta la potenza non c'è quell'effetto trascinamento, effetto scooter che ho su altri ibridi, anche perché il numero di giri sale in maniera molto più proporzionale alla velocità contingente della mia auto. Avendo un motore per ogni asse, riesco a dosare quindi la motricità tra avantreno e retrotreno, ma la X-Trail è capace anche di agire sulla singola pinza freno per distribuire meglio la forza motrice tra la ruota sinistra e quella destra, simulando, in un certo senso, l'azione di un differenziale autobloccante. Questo migliora la guidabilità, riduce il sottosterzo. Certo, non ho tra le mani una sportiva, è comunque un grande SUV da famiglia, da viaggio, che pesa 2 tonnellate, però la guidabilità è sincera, ti invita a spingere, ti dà tanta confidenza, anche qui tra le curve. I movimenti di cassa ci sono, ma non sono così eccessivi come su altre concorrenti. Insomma, avere un elettrico senza spina migliora, e anche tanto in maniera tangibile, la guidabilità. Per la verità qui trovate anche un tasto EV, se lo schiacciate forzate la X-Trail a viaggiare in elettrico puro, a non scomodare mai il termico. Se la batteria in quel momento è ben carica, riuscirete a fare 2, 3, 4 km in elettrico puro, non di più, perché a un certo punto la piccola batteria agli ioni di litio va ricaricata e, come sapete, qui la si carica col termico, con la benzina, non con la spina. Tutto lo spunto è demandato ai motori elettrici e questo fa bene anche alle performance, alle prestazioni. Pensate che la nuova X-Trail con trazione integrale, i Force, quindi doppio motore elettrico, impiega 7.2 secondi dichiarati per fare uno 0-100. Beh, tanta roba per un SUV-one come questo a 7 posti. Sono valori quasi da piccola sportiva, sui tempi di un Abarth 595, per darvi un'idea. Un grande SUV a 7 posti a benzina con tecnologia ibrida e-power può fare davvero 1000 km con un pieno e può consumare addirittura meno di un diesel? Scopriamolo.
Beh, allora, la Nissan dichiara che questa tecnologia applicata a X-Trail è in grado di far consumare il 15% in meno rispetto a un omologo sport utility a 7 posti a gasolio con analoghi valori di potenza e coppia con cambio automatico e trazione integrale. Comunque, bene a dirlo, siamo nel mondo dei sogni, visto che una motorizzazione diesel per la nuova X-Trail, a differenza della serie precedente, non è più disponibile. L'e-Power è l'unico motore offerto con questa quarta serie di X-Trail. In ogni caso, qui nel nostro long test, noi siamo riusciti a fare in media, senza mai troppo risparmiarci col pedale del gas, quindi vuol dire anche ampi tratti autostradali a 130 orari, 15 km con un litro, con punte di 17 km litro in ambito strettamente urbano, dove ovviamente l'ibrido serie con i continui stop and go riesce a recuperarmi una marea di energia nelle decelerazioni e nelle frenate e quindi a restituirmi poi tanto in termini di coppia motrice gratis ai miei motori elettrici. Quest'auto monta un serbatoio da 55 litri, significa che nelle migliori condizioni possibili riuscirete a fare 900 km reali con un pieno. Nel misto, invece, con un pieno di verde riuscirete a fare 800 km. Il risparmio quindi promesso dai giapponesi ci sembra più che verosimile, visto che difficilmente un SUV a gasolio con oltre 200 cavalli automatico a trazione integrale a 7 posti che pesa più di 2 tonnellate riuscirebbe a fare meglio di così. E questa è una notizia, visto che spesso poi le tecnologie ibride, quando vengono trapiantate su grandi SUV come questi con ampie superfici frontali, non sono poi così efficienti, soprattutto quando bisogna fare lunghi viaggi in autostrada. Non è il caso della e-Power, che si è difesa alla grande. Quattro, il motore termico è un semplice generatore, eppure è uno dei più sofisticati in circolazione. Vi spiego il perché. Beh, qui il termico è un 3 cilindri turbo a benzina da 1.5 litri. Avrebbero potuto mettere il primo termico che avevano lì in magazzino alla Nissan, tanto doveva fare solo da generatore, e invece ci hanno ficcato dentro un vero e proprio gioiellino della tecnica e della meccanica, ed è per questo che mi brillano gli occhi. Il nome in codice di questa unità è KR15, fa parte della nuova famiglia di motori VC Turbo Engine, VC è un acronimo che sta per Variable Compression, un motore con rapporto di compressione variabile. Wow! Ricordo ancora quando nel 2016 lo presentarono in un grande salone internazionale, mi sembrava una follia, una magia, eppure oggi ce lo ritroviamo davvero nel cofano motore e funziona anche alla grande. Considerate che noi qui lo vediamo utilizzato come generatore, ma al di là dell'oceano, negli Stati Uniti, questi motori a rapporto di compressione variabile a 3 e anche a 4 cilindri da alcuni anni vengono utilizzati come motori di trazione su modelli Nissan e Infiniti. La sua particolarità risiede nelle bielle, che a differenza dei motori endotermici classici non sono collegate direttamente all'albero motore, ma sono vincolate a un complesso manovellismo che attraverso una magia meccanica, per la verità attraverso dei sofisticatissimi bracci elettroattuati, permette di variare continuamente la corsa dei pistoni. Il rapporto di compressione infatti può variare da un valore di 8 a 1 fino a 14 a 1. Come cambia? Beh, quando faccio un giù tutto e gli richiedo le massime prestazioni per generare energia per la batteria nel più breve tempo possibile, il rapporto di compressione sarà più basso. Mentre quando sto viaggiando in supplesse, come in questo caso, devo favorire al massimo il contenimento dei consumi e il rendimento, il rapporto di compressione sarà più elevato, così da favorire al massimo l'efficienza. Wow!
5. Quest'auto ha una trazione integrale unica nel suo genere. Si chiama e-Force e l'hanno realizzata piazzando un secondo motore elettrico supplementare al posteriore. Quindi di fatto è una trazione integrale che si realizza senza ricorrere a un albero di trasmissione meccanico, come avviene con le auto endotermiche tradizionali. I giapponesi della Nissan avrebbero potuto fare il compitino, mettere il secondo motore dietro e tanti saluti, e invece hanno fatto le cose per bene. Per esempio, hanno previsto un inverter dedicato esclusivamente al motore elettrico posteriore. Questo permette di dosare la coppia motrice sui due assi, quindi la coppia motrice sviluppata dai due motori elettrici di trazione, in maniera assolutamente immediata e molto molto più rapida rispetto ai tempi di reazione che avrebbe una trazione integrale AVD meccanica tradizionale. Tutti i vantaggi che mi dà poi l'ibrido serie quando guido su asfalto me li ritrovo amplificati quando sono in off-road, perché avere il picco di coppia subito non appena sfioro il pedale del gas significa trarsi l'impaccio con più facilità, avere più spunto per affrontare ostacoli o situazioni a scarsa aderenza. E poi riesco a dosare con estrema precisione la quantità di coppia che desidero avere sulle mie ruote, e quindi avrò minor rischio di perdere trazione e quindi efficacia. Con i motori elettrici riesco a dosare la motricità in maniera longitudinale. Agendo sulle singole pinze freno, invece, posso controllare la distribuzione della coppia trasversalmente. Quindi sulle singole ruote, anche questo mi aiuterà a avere grande disinvoltura quando vado a fare sterrati leggeri, Savasandir, anche perché siamo comunque su un SUV e non su una vera auto da off-road. Però anche grazie a 20 cm di altezza da terra, che non sono pochi per uno sport utility, riesco ad avere una certa disinvoltura anche quando abbandono l'asfalto e magari mi avventuro su qualche strada bianca. La X-Trail è una delle Nissan più vendute di sempre. Cerchiamo di capire il perché e soprattutto ripercorriamo i capitoli fondamentali di questa incredibile storia. Partiamo dai numeri. La X-Trail è stata venduta nel corso di 4 generazioni in più di 7 milioni di esemplari in 190 paesi del mondo. Una vera auto globale, un vero modello di successo. La prima serie nasceva su una piattaforma condivisa con Almera e Primera. Mi scende una lacrima a sentire questi nomi perché mi ricordano la mia infanzia. Mio papà ha avuto una fantastica Primera. Quando ero bambino la ricordo con grande affetto, anche perché non si rompeva mai. In ogni caso, nel 2003 arriva un primo restyling, qualche ritocco estetico e un nuovo motore, il più moderno 2.2 DCI turbo diesel con una bella turbina della Garrett a geometria variabile da 136 cavalli. Fecero a un certo punto in Giappone anche un progetto pilota con una X-Trail FCV, si chiamava così perché era fuel cell, quindi un'auto alimentata a idrogeno che dallo scarico buttava fuori solo acqua. Pazzesco, era un'auto vera che funzionava davvero, veniva concessa in leasing a grandi società, a grandi multinazionali, a grandi compagnie. Fantastico rivederla con gli occhi di oggi, ci fa capire quanto i giapponesi spesso nel corso della loro storia siano stati dei pionieri a livello di tecnologia. Nel 2007 arriva la T31, cioè la seconda serie, che a livello di stile evolve il concetto della prima generazione. Forse lo evolve troppo poco perché era fin troppo simile, cambiano un po' le dimensioni. La novità più grande sta nel motore diesel, almeno per noi europei. Il precedente 2.2 viene sostituito dal più moderno 2000 DCI, è sigla di progetto M9R, sviluppato questa volta a braccetto da francesi e giapponesi, quindi da Renault Nissan. Un motore più potente, 150-177 cavalli, un'auto che rimane concreta, grande abitabilità, grande capacità di carico e soprattutto ancora una volta a trazione integrale.
Nel 2012 i giapponesi presentano una concept car, quindi un prototipo, si chiama iCross ed è importante per due motivi. Uno, anticiperà lo stile e il design delle Nissan per i prossimi 10 anni, guardatela bene. Da lei deriveranno tutti i modelli Nissan, diciamo, fino alle porte del 2020. E soprattutto questa concept car ispirerà direttamente la terza serie. Nel 2013 viene presentata ufficialmente la T32. È la prima volta che la X-Trail diventa un modello globale, cioè venduto non solo in Asia, sud-est asiatico, Australia, Europa, come era avvenuto fino a questo momento, ma anche al di là dell'oceano, quindi nel mercato statunitense e nordamericano, anche se là la macchina cambia nome e viene chiamata Rogue, come avviene ancora oggi, ed è la prima volta che la X-Trail offre in opzione la possibilità di avere la terza fila di sedili, quindi i 7 posti. Nel 2022 viene presentata al mondo la T33, la quarta serie, quella che stiamo guidando oggi. Un'auto che evolve il design della precedente generazione con un po' più di personalità, però per fortuna tornano un po' le forme squadrate, anche se non esasperate come sulla prima serie. Una particolarità: alle nostre latitudini l'X-Trail viene venduta solo con la tecnologia e-Power, volendo e-Force, quindi AVD, ma in altre parti del mondo, come per esempio negli Stati Uniti, la Rogue offre il 1005, il nostro che qui fa da generatore, quindi con rapporto di compressione variabile, ma in quel caso come motore di trazione vero e proprio, che fa girare le ruote, curiosità dei mercati. Sempre al di là dell'oceano, la Rogue offre anche un generoso, sapete che loro amano le grandi cilindrate, 2005 a benzina, qui non disponibile. Non è solo un'auto grande, ecco come fa un abitacolo a diventare, oltre che spazioso, anche intelligente. Intanto guardate quanto si apre la portiera, praticamente a 90 gradi, è una soluzione più unica che rara nel mondo dei SUV, che spesso mettono in mostra design arditi con questi sportellini posteriori che poi si aprono poco e mortificano l'accessibilità. Cosa che non succede invece sulla X-Trail, anche perché lo sportello è molto squadrato, qui salire e scendere è un gioco da ragazzi. E poi guardate quanto spazio c'è per i passeggeri posteriori, un'infinità! Ma non è solo una questione di centimetri, a fare un'auto grande sono buoni tutti, sono le soluzioni intelligenti a fare la differenza qui. A partire, guardate, dal divanetto posteriore scorrevole, che permette di privilegiare lo spazio per i passeggeri o per i bagagli a seconda delle condizioni in cui mi trovo a viaggiare. Ma non solo, tramite questo cavetto del mistero qua, posso quindi decidere se avere un pochino di spazio in più per i miei bagagli oppure di far viaggiare in maniera più confortevole i miei ospiti. Per evitare di trasformare un lungo viaggio in una lenta agonia, non basta poter allungare tantissimo le gambe, come in questo caso, ma ci vogliono altri trucchetti. Con il Family Pack, che è un optional, ma che io vi consiglio assolutamente, la X-Trail vi mette tra le mani tanti piccoli optional che però vi cambiano la vita quotidiana. Innanzitutto, tendine parasole integrate. Chi ha figli sa quanto siano importanti durante i lunghi trasferimenti. E poi climatizzatore trizona, un optional che di solito troviamo su auto di alta fascia, qui lo posso avere con comandi dedicati, guardate proprio a chi sta dietro, e bocchette di ventilazione regolabili per i miei passeggeri posteriori. Addirittura i sedili riscaldati posteriori, tutti li mettono solo davanti, qui si possono avere anche dietro. In più mi spuntano 2 sedili supplementari nel vano posteriore. Per salire dietro si tira questa leva, lo schienale si abbassa, il divanetto mi va avanti, mi si apre questa apertura, non molto grande per la verità, ma se siete tipi ginnici, quindi non come nel mio caso, riuscite a inserirvi dietro.
Nissan dice che qui sulla terza fila possono trovare posto passeggeri alti fino a 1,60 m. Io sono alto 1,75 m, questo è lo spazio vitale che mi rimane, giusto per darvi un'idea. In generale, quindi, sono due sedili supplementari di emergenza con cui dare al massimo un passaggio, uno strappo a qualcuno, oppure per far accomodare due bambini. Ecco, loro sì che qui dietro starebbero sicuramente più comodi rispetto a noi grandoni. E poi c'è il baule. Anche in questo caso non è solo una questione di litri, di spaziosità, ma anche di soluzioni per ottimizzare questi spazi. Nella variante a 5 posti abbiamo 585 litri dichiarati di capacità. Se prendiamo i 7 posti, come nel nostro caso, dobbiamo rinunciare a una novantina di litri e così la capacità scende a quota 475. Come vedete, però, il vano rimane ben sfruttabile e capiente per il segmento di auto. Come hanno fatto? Beh, prima di tutto hanno piazzato la batteria del sistema full hybrid agli ioni di litio sotto al sedile anteriore e non qua come avviene su tantissime ibride della concorrenza. Mettendo gli accumulatori poi sotto al piano di carico si va sempre a perdere un po' di capacità, ma questo non avviene sulla X-Trail. E poi guardate il sistema per i 7 posti. Intanto sono facilissimi da tirar fuori, basta tirare questo lacciuolo e ho il mio sedile supplementare, ma soprattutto quando poi vado a riporlo, anche per farlo scomparire basta mezzo secondo, il sedile annega perfettamente all'interno del piano di carico, che comunque mi rimane completamente piatto. In più hanno predisposto l'abbattimento soltanto del sedile centrale. Questo permette di caricare lunghi oggetti come se ci fosse una botola passante, i classici sci, se non ho la sbatta di montare il portasci. Ricordatevi poi che se comunque questo spazio non vi dovesse bastare, potete far scorrere la seconda fila di ben 22 cm in avanti. E poi ancora potete abbattere i sedili con frazionamento 60-40, a questo punto avete un vano veramente sconfinato e praticamente piatto, a patto di tenere la slitta del divanetto in posizione regolare, quindi tutta arretrata, altrimenti si forma un buco. L'unica cosa a cui ha dovuto rinunciare la X-Trail è il ruotino di scorta, perché ovviamente qui ci sono i 7 posti, sotto c'è il motore elettrico supplementare del sistema AVD e-Force, quindi c'era spazio soltanto per il kit di riparazione. Se squarciate una spalla delle maxi ruote, vi tocca chiamare il carro attrezzi. Peccato solo che un abitacolo così intelligente e razionale non abbia pensato troppo al quinto passeggero, che comunque trova un po' più di spazio rispetto ad alcune concorrenti, ma rimane tutto sommato sacrificato. La seduta è più stretta e soprattutto deve fare i conti con un tunnel centrale che non sarà altissimo, però è piuttosto largo. Gli interni sono un manifesto della filosofia giapponese quando si tratta di arredare. Eh sì, perché hanno usato un approccio tipicamente razionale che bada al sodo, ma che al tempo stesso riesce a essere anche sofisticato, almeno là dove serve. E infatti tutte le parti della plancia dell'abitacolo che abbiamo sott'occhio o con cui entriamo in contatto più frequentemente quando siamo alla guida sono rifinite con grande cura, a partire dal volante che è in pelle, una pelle morbida, lui ce l'abbiamo in mano sempre quando siamo in movimento, e quindi eccoli lì i giapponesi che me lo vanno a rifinire alla perfezione, e questo riesce a darmi un grande senso di appagamento. Stessa cosa per la parte più esposta della plancia, guardate, rivestita in pelle con impunture a vista, una finitura qua che riprende, no, la trama del legno, anche lei molto bella da vedere. E poi le parti superiori della plancia comunque non le andrò mai a toccare, ma sono sì in plastica ma soft touch. Stesso discorso per i pannelli porta, dove vado a toccare con le mani troverò sempre materiali di grande qualità, quindi in tutta questa fascia alta. Le plastiche dure sì ci sono, ma sono state relegate tutte nella parte bassa della plancia dell'abitacolo, quindi lontano dagli sguardi e anche dai nostri polpastrelli.
Peccato per le tasche degli sportelli che sono un po' piccole, ci sta solo la bottiglietta ma non sono molto capienti. Da un'auto così razionale ci saremmo aspettati una soluzione che desse più agio. Non sono floccate né hanno un fondo, un tappetino in gomma, peccato. Molto meglio la zona del tunnel centrale, anche perché non hanno usato la solita colata di piano black che va di moda oggi, che poi rischia di impolverarsi, di graffiarsi con troppa facilità, si riempie sempre di ditate. Al suo posto c'è questa finitura spazzolata, sicuramente più resistente e più gradevole. Qui ci sono dei portabibite, qui sì, con il fondo in gomma, ben fatto, ricarica a induzione wireless per lo smartphone, anche qui gommata, e poi un grande vano portaoggetti a scomparsa che ha un fondo in moquette. Quindi anche in questo caso i giapponesi hanno usato la testa. I vani, quelli quotidiani che uso più spesso, quelli del tunnel, vado a rifinirli al meglio. La notizia qui è una sola. Vi ricordate com'era la plancia della vecchia Nissan X-Trail? Se non ve la ricordate non preoccupatevi, ve la faccio vedere io. Mettetela ora a confronto con quella del nuovo modello. Beh, il salto in avanti è epocale, non c'è davvero paragone. Prima era un po' anonima, i materiali erano piuttosto economici, ora invece c'è sicuramente più opulenza, più attenzione anche alla qualità. E adesso scusate, ma devo rivolgere un ode agli ingegneri, ai tecnici giapponesi. Perché guardate che regalo incredibile ci hanno fatto. Una plancetta del clima vera e propria, non solo con le ghiere, ma anche con dei tasti fisici, siano loro sempre lodati. Quindi no soluzioni interamente touch, se volete potete comunque farlo dal display, ma durante la guida trovate dei comandi sicuramente più intuitivi e di fatto più sicuri, perché permettono di distrarsi molto meno, soprattutto se devo soltanto tirar su, che ne so, di un grado la temperatura del mio abitacolo. Il sistema multimediale è tutto nuovo e pure lui nasconde nel suo DNA i geni della filosofia giapponese. Perché guardatelo qua, intanto ha uno schermo bello grande in stile tablet nella parte alta della plancia, così è sempre ben visibile. Una diagonale importante, è 12.3 pollici, è un pannello già bello grosso. Attenzione che c'è soltanto sugli allestimenti più ricchi, altrimenti ne avete uno un po' più piccolo, da 8 pollici. Però guardate, è un sistema tutto sommato semplice, molto tradizionale nella scelta delle grafiche, dei menu, e quindi di fatto facile da utilizzare. Non ha effetti pirotecnici, scenici particolari, qui sta, no, la razionalità giapponese, però fa quello che deve fare bene, la risposta al tocco è soddisfacente, rapida, la luminosità è molto alta e anche la definizione è buona. Ci sono Apple CarPlay, anche wireless, e Android Auto, lui però ancora col filo, ecco, forse qui si poteva fare uno sforzettino in più, però nella sua semplicità è intelligente, visto che va a sfruttare le piattaforme di Google Assistant e Amazon Alexa per quanto riguarda i comandi vocali, che guarda caso infatti funzionano benissimo e alla grande. Stessa idea di praticità anche per quanto riguarda la strumentazione, che è come vuole la moda del momento, quindi interamente digitale, il pannello è grande, luminoso, le animazioni non laggano, la risoluzione è molto buona, 12.3 pollici, anche in questo caso il pannello più grande c'è solo con gli allestimenti più ricchi, opulenti come il mio, altrimenti ne avete uno più piccolo, da 7 pollici. Una strumentazione super classica, quindi trovate al primo colpo le informazioni di cui avete bisogno, sono ben distribuite, i numeri anche scritti belli grandi, così si vedono subito, non ci sono troppe informazioni, numerini, simboli piccoli, tutti affastellati, che poi sono un disastro da andare a trovare. C'è un bel computer di bordo ricco di informazioni, la possibilità di personalizzazione c'è, ma è piuttosto limitata, e non si può avere la mappa del sistema di navigazione a tutto schermo. Ecco, questa forse è soltanto l'unica cosa che un po' mi è mancata. Per il resto va dritta al punto, è efficace e funziona bene. Bravi Giap. Per gli amanti del genere, io non sono un grande fan, ma so che invece tanti di voi lo apprezzano, lo usano quotidianamente. C'è un head-up display a colori bello grande, diagonale 10.8 pollici, mi proietta lontano una serie di informazioni principali durante la marcia, fondamentali, che mi permettono così di non dover continuare a distogliere lo sguardo dalla strada per guardare la strumentazione. We'll be right back.
10, quest'auto offre dei sistemi di assistenza alla guida evoluti e per alcuni aspetti anche diversi dalle sue concorrenti. Intanto io sulla nuova X-Trail posso avere una guida assistita piena di livello 2, quindi cruise control adattivo e mantenimento attivo delle traiettorie con piccole correzioni di sterzo. Come sempre sulle Nissan, tutti questi sistemi di assistenza si attivano con un solo click su questo apposito comando, e questo lo trovo sempre comodo, una procedura finalmente pratica, intuitiva, mentre su altre auto il tutto è un po' più intricato e servono più passaggi. Qui peraltro ho la guida ProPilot con NaviLink. Cosa significano queste sigle commerciali? Beh, che il mio cruise control adattivo, la mia guida assistita di livello 2, si ciba di altre informazioni che vengono rilevate per adeguare l'andatura, per adeguare l'intervento delle correzioni. Per esempio, l'auto legge i segnali stradali e può adeguare automaticamente la velocità impostata dal cruise control adattivo, oppure attraverso i dati forniti dal navigatore, da qui NaviLink, rileva la presenza di curve o di eventuali rampe autostradali lungo il percorso e anche in questo caso adegua di conseguenza la velocità. Se per esempio quella che ho impostato io è troppo alta, me la andrà a diminuire. Per di più, se voglio effettuare un sorpasso ma l'auto rileva nell'angolo cieco un ostacolo, per esempio un altro veicolo, il volante mi riporterà nella mia corsia invitandomi a non fare il sorpasso, perché ovviamente sarebbe pericoloso. In fase di retromarcia la X-Trail può arrivare anche a frenare, quindi a effettuare un completo arresto nel caso venga rilevato un ostacolo, come per esempio un pedone, durante la manovra, su cui comunque vigilano tante telecamere, non solo quella posteriore ma anche altri occhi elettronici che mi offrono una visione a 360 gradi dall'alto. E a voi ha convinto questa nuova Nissan X-Trail? C'era qualcuna delle cose che vi abbiamo raccontato che ancora non sapevate? E soprattutto, abbiamo fatto il solito elenco o vi abbiamo spiegato anche un po' di perché delle cose? Se vi va, raccontatemi tutto nei commenti qui sotto. Ciao da Matteo Valenti, ci vediamo al prossimo video su automoto.it.